Un caro saluto a tutti voi. Io sono Alessandra Belotti, responsabile del gruppo Savoia di Torino, un'associazione storico-culturale che è stata invitata dalla dottoressa Giusti, che ringrazio, in merito alla festa della Sintone, la festa del 4 maggio, attraverso questo pellegrinaggio sul web, un'idea originale della dottoressa, per raccontare questa festa meravigliosa sul web in un momento di pandemia. La data del 4 maggio è una data particolare perché in un qualche modo accomuna l'arrivo del Sacro Telo a Torino, alla fine della grande peste del 1578 con la fine della pandemia che invece ci colpisce in questo momento storico, perché oggi, 4 maggio, il governo ha deciso di consentire, una distensione dalla quarantena. Una data emblematica perché va a corrispondere con questa particolare storica festività. La prima ostensione della Sindone avvenne a Torino grazie all'arguzia e lungimiranza politica del duca Emanuele Filiberto di Savoia, che aveva l'ambizione di spostare a Torino la capitale. Pertanto, quando venne a sapere che il cardinale Borromeo aveva sciolto i voti alla fine della peste e voleva andare ad onorare la Sindone, in senso di ringraziamento, andando in pellegrinaggio a piedi fino a Chambéry, procurò di far portare la Sindone a Torino per abbreviare ed alleviare, l'onere del viaggio al cardinale e così dare seguito al suo intento lungimirante, forte intento di natura politica. Ma di questo esimi relatori ancor più approfonditamente vi parleranno. Il mio pensiero e soprattutto il mio cuore, invece, corre a tre uomini, tre re, da diversi punti di vista, le cui vite misteriosamente si intrecciano in questo altrettanto misterioso nostro paese, colmo di contraddizioni e differenze come le sue antiche regioni, tutt'oggi colore dei nostri così diversi ma anche simili cuori, colmi di storica verità, ma ancora cuori che faticano ad identificarsi in un principio di assoluta fratellanza che, grazie alla diversità, farebbe di noi veramente un paese unico al mondo. Quest'anno ricorre il bicentenario della nascita del primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II di Savoia, il padre della patria. Politica moderna e pandemia del coronavirus ne hanno fatalmente messo a tacere il ricordo e l'omaggio alla memoria. Tace la storia mentre il presente, nel preoccupato silenzio, tenta di preludere ad un divenire che però non vede. Vittorio Emanuele II, che fosse per passione o visione politica, ha comunque unificato la nostra bella Italia. Difficile e complessa, forse perché composta da diverse regioni, con il loro singolo, intrinseco cuore palpitante, ma che da sempre tutto il mondo la guarda. Forse si sente il bisogno di condottieri, e forse già ci sono, ma per riconoscerli è necessario tacitare gli antagonismi e guardare lontano. Come fecero i nostri padri, di qualsiasi colore fosse il loro cuore, la visione era il tricolore. Quel tricolore che, quale unico simbolo di sé, ha voluto l'ultimo re d'Italia sul feretro che portava le sue spoglie in paese straniero. Lontano, rifiutato e negletto da quella stessa amata patria che la sua dinastia aveva contribuito a costruire. Senza appello per l'errore che per sempre e per tutti ha dovuto pagare. È una riflessione interessante osservare che Umberto II sul feretro abbia voluto il telo del tricolore, mentre quello sacro lo ha donato per amore. L'ultimo re d'Italia, infatti, forse alcuni non sanno che quale suo ultimo gesto donò alla Chiesa la Sacra Sindone, la reliquia delle reliquie, con tutto quello che essa rappresenta. Un bene che molti nella comunità cristiana considerano il santo sudario che avvolse il corpo del Cristo, un bene di valore inestimabile e per il quale Umberto II ricevette il compito di tutelare e proteggere per tutta la sua vita. Quanti saprebbero fare ciò, privando se stessi e la propria casa della protezione e potere che il solo possesso di tale bene avrebbe loro favorito? Accusato di responsabilità oggettivamente eccessive, quali la sua complicità col regime fascista, accusa rivoltagli mentre sua sorella veniva dai nazisti deportata nei lager ove avrebbe trovato la morte. Umberto II, fin dall'adolescenza, ha con cura protetto e custodito la Sacra Sindone,
anche e soprattutto dall'occupazione nazista, nascondendola in gran segreto durante la guerra presso il santuario di Montevergine vicino ad Avellino. Ma lo spirito di chi con tanta dedizione e senso di responsabilità vigilò su quel santo sudario che avvolse il corpo del Cristo, il cui lascito pare l'emblema del volto di Dio, il re dei re, probabilmente quel cuore lo ha riconosciuto, con lo stesso spirito che fece un dono di incommensurabile valore, sia oggettivo che simbolico, quale gesto di definitiva riconciliazione e pace che mise fine al difficile rapporto che storicamente intercorreva tra la dinastia Sabauda e la Santa Sede. Diviene altresì oggettivo, oltre che interessante, considerare questo evento quale indizio di analisi storica, per cogliere aspetti più ampi della personalità di Umberto, rispetto a quanto la storia recente gli abbia ingenerosamente riconosciuto. La sindone, che sia o meno la reliquia del santo sudario che avvolse il corpo del Cristo, misteriosamente senza alcuna spiegazione definitiva data dalla scienza su come tale volto possa esservi stato impresso, ben lo rappresenta. L'accumulatasi secolare energia quantica del credente che storicamente vi ha riposto la propria fede, ha potuto fare miracoli e sacralmente condurre a sentimenti di elevata spiritualità molte persone. E così re Umberto II, ultimo re d'Italia, tenendo fede ai valori della storia, ne ha fatto dono alla Santa Sede, quasi simbolicamente rendendo il corpo del Cristo, il re dei re, alla Madre Chiesa e chiedendo con la dignità di ultimo re che venisse custodita nella prima capitale di quel regno d'Italia che la sua dinastia desiderò e contribuì a costruire, Torino. Riconciliando la Casa di Savoia con la Santa Sede, riconquistando il cuore dei cattolici italiani, l'emblema del Re dei Re, forse reliquia del suo sangue intrisa, risiede così nella nostra italica terra. Umberto II, così, re, politico e uomo. Un gesto che sigilla indelebilmente, perché è scritto nell'essenza degli eventi, il suo valore, e che trova luce nella nota trovata sulla sua scrivania dopo la morte, da una lettera di San Paolo ai Corinzi: poco importa a me d'essere giudicato da voi, mio giudice è il Signore. Buon 4 maggio a tutti. Grazie.